parlato del fatto che la Giunta e anche i consiglieri di maggioranza, una parte dei consiglieri di maggioranza, hanno scelto di intraprendere una via un po' complicata, cioè quella di riproporre all'Aula una delibera sulla quale l'Aula si è già espressa meno di 10 giorni fa, riproporre all'Aula una delibera che non è stata neanche discussa in commissione, lo dico anche al segretario generale. Abbiamo iniziato la commissione di oggi, c'erano ancora diversi iscritti a parlare che dovevano ancora intervenire nel merito, l'assessore non ha presentato la delibera. Quindi c'è una richiesta di ammissione che era sottoscritta da diversi consiglieri agli atti e rimessa verbale della commissione urbanistica odierna. Credo che non ci sia altro da aggiungere, Presidente, se non che politicamente state dicendo alla città che il centrodestra vuole bloccare la riqualificazione degli scali ferroviari, che il centrodestra vuole privare la città di un recupero di verde, di parchi, che pare due volte il parco Sempione. Ma vi dimenticate di raccontare il resto? Cioè che stiamo discutendo, o meglio abbiamo già discusso, non semplicemente di riqualificare un'area verde, ma di dare degli indici volumetrici su quelle aree attraverso l'accordo di programma che sono pari a più di 600.000 metri quadri. Di questo stiamo parlando. I cittadini milanesi devono sapere molto, in modo molto chiaro e equivocabile, che il Consiglio Comunale non si è espresso se vuole più verde o meno verde, ma si è espresso su un accordo generale non omogeneo, Presidente. Perché non omogeneo? Perché il famoso mix sociale che ogni volta che proponete è diventato ormai un leitmotiv dei vostri compendi sull'edilizia sociale. Il modello di scali ferroviari non è omogeneo perché per voi ci sono degli scali ferroviari dove va bene fare l'ausilio sociale. E invece ci sono degli scali ferroviari, vedi Portageno, vedi lo scalo romano, invece lì fanno parte delle semplici operazioni immobiliari, dove è chiaro che lì i cittadini che magari hanno difficoltà a comprare la casa sul libero mercato non devono avere una casa lì, devono avere lo scalo Parigi. Avete saltato la circolare per poi rimangiare tutto e dire no, ma se facciamo un ordine del giorno magari con le ferrovie riusciamo a recuperare la circolare, perché anche noi crediamo nel progetto. E perché non c'è la circolare di progetto? Perché non avete insistito con le ferrovie? Andati vicino ai banchi solo perché avevamo detto al sindaco che alle 16.30 lui ci avrebbe dato una risposta. Siccome questa è la risposta, domani ci saranno nuovamente altre iniziative di altro tipo.